of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Buongiorno, oggi faremo delle letterine segnaposto. Buon 12 dicembre a tutti voi. Allora, mettiamo nel boccale l'acqua, ci va 200 grammi di acqua. Io sono ancora in pigiama e in vestaglia, però voglio mettere prima a lievitare queste letterine, così per mezzogiorno sono pronte. Aggiungiamo adesso 10 grammi di lievito di birra. Ne rimane anche un pezzettino dalla metà. Aggiungiamo lo zucchero, un cucchiaino di zucchero. Ok, chiudiamo, 3 minuti. Gradi, velocità 2. Ta-da! Vedete un po' cosa c'è qua? Lo stampo del panduro. Io l'anno scorso ho fatto il panduro, ma l'ho fatto con uno stampo rotondo, quindi non era un vero e proprio panduro. Quest'anno sono riuscita a trovare questo a stella, quindi stamattina sono alle prese con la sfogliatura del panduro, però vi metterò la ricetta a parte, non ve la metto nel vlogmas, altrimenti diventa troppo lungo, ve la metto a parte. Non so quando uscirà, se riesco a farlo uscire oggi o domani, non lo so, purtroppo io sono una sola e aspettate che mi faccio vedere un po'. Faccio vedere la mia faccia cadaverica, il mio pigiama. Dicevo, purtroppo io sono una sola, io mi giro i video, io faccio le ricette, io me li monto, io me li taglio, io faccio tutto, quindi abbiate un po' di pazienza, ma vedo che voi state apprezzando tanto questo vlogmas. Sì, stamattina sono orrenda. Ok, ora che il lievito è sciolto, dobbiamo aggiungere 400 grammi di farina o 1 o 00, va bene, io oggi la 1 non ce l'ho, metto una 00, quindi mettiamo 400 grammi. Togliamo un pochetto. È andata un po' di più. Ok, 400, un cucchiaio di olio di oliva, giù, e un cucchiaino di sale. Chiudiamo di nuovo il boccale, 2 minuti e 30. Qualche giorno mi devo spostare. No! Che sto facendo? Devo mettere prima il tempo. Allora, oh Gesù, 2 minuti e 30. Facciamo spiga. Beh, spiga. Mettiamo il nostro impasto qui in ciotola e lo lavoriamo ancora e lo facciamo lievitare.
impastiamo con le mani. Infatti è un po' molle ancora. Facciamo lievitare e ci vediamo tra 2 ore per formare le nostre letterine. Ecco il nostro impasto delle letterine che è lievitato. Allora, per prima cosa disponiamo su una leccarda, una teglia, subito la carta forno dove le andremo a cuocere. Adesso dobbiamo dividere questo impasto in porzioni da 40 grammi. Le misuriamo, mettiamo per prima tutto l'impasto qui, infarinato. Le misuriamo da 40 grammi e formiamo le nostre letterine. Okay. Misuriamo come nei panini 40 grammi. 45, 40. Le facciamo tutte la stessa misura. Ok. Adesso formeremo dei cilindri, formiamo le lettere, le iniziali dei nostri ospiti. Potete, si mangiano, lo sapete che si mangiano, le potete sostituire al pane. Per esempio, dovete fare un piatto di affettati, mettete anche sul piatto l'iniziale del vostro ospite. Dopo averle misurate tutte, formiamo dei cilindri. Con questo impasto da 400 grammi otteniamo 15 letterine segnaposto. Quindi adesso ci divertiamo a formare le lettere. Adesso vi faccio vedere un esempio. Per esempio, dobbiamo fare la A, diciamo, in questo modo. Mettiamo sulla teglia, così, e mettiamo, procediamo con le altre letterine. Spennelliamo le nostre letterine con dell'acqua e adesso aggiungiamo i semini. Potete aggiungere semi di papavero, semi di sesamo, della paprika dolce e anche dei semi di zucca sminuzzati, perché i semi di zucca sono più grossi. Vi potete divertire come volete. Potete usare anche del curry e della paprika dolce. Anche nell'impasto stesso potete mettere il curry, la curcuma, la paprika per aromatizzare e colorare anche all'interno le nostre letterine. Dipende molto dai vostri gusti. La F la facciamo con la curcuma. No, curry. Adesso inforniamo per 20 minuti in forno caldo a 180 gradi fino a che risulteranno dorate. Ecco le nostre letterine che si stanno gonfiando in forno. Mi raccomando, voi fatele molto sottili perché poi si gonfia. Infatti non ho fatto fare la seconda lievitazione. Come ho formato le letterine subito in forno.
Eccole qui, ci sono le altre in forno, queste appena sfornate, le mie letterine, c'è la E di Hermen, la A di Anto, questa si è gonfiata un po' di più, secondo me le dovete fare più sottili, la S di Sara, la D di Daniela, la V di Vincenzo, la B di Barbara o di Buon Natale. Vi potete divertire oppure scrivere, fare una sorpresa alla nonna con la scritta nel piatto nonna. Questa era una M, ma siete formata. Vabbè, ci sono le altre in forno. Questa è una T di Tiziana, questa è una F, questa è con il curry, profumano, questa è con la paprika dolce. E vi dicevo, voi potete sostituirle al pane, comunque si mangiano, è come l'impasto, diciamo, dei taralli. Spero che queste simpatiche letterine vi siano piaciute, io le vedo un'ottima alternativa al pane e poi è un'idea sfiziosa da mettere in un bel piatto di salumi. Spero che anche questo vlogmas vi sia piaciuta, un bacio e a domani, ciao! Christmas tree, much pleasure though.